sia rispetto al disagio minorile. Vorrei incominciare con la lettura dell'articolo 29 della Costituzione, che dà le basi, getta le basi poi per tutta la normativa e la disciplina giuridica che concerne la famiglia. Voi vi chiederete, ma cosa ci interessa a noi che ci occupiamo del disagio, sapere qual è la disciplina giuridica? Beh, intanto prima o poi ciascuno arriva a affrontare la questione della famiglia nuova e quindi è interessante. E poi vedremo come attraverso la normativa e la procedura che riguardano le questioni di famiglia ci siano parecchi ambiti in cui occorre una figura professionale, occorre un interlocutore che comunichi con ciascuno delle persone che si trova chiamato in causa. Allora, l'articolo 29 della Costituzione dice: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Rileggo. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Il primo rilievo che mi viene in mente leggendo questa norma è che nel nostro ordinamento giuridico la famiglia è considerata come una società. E nella società i soci, che in questo caso sono i coniugi, sono ordinati sull'eguaglianza morale e giuridica. Io ritengo che questo dettaglio, questo punto, sia molto interessante, perché invece la letteratura giornalistica, la letteratura giurisprudenziale, quello che i mass media trasmettono è che la famiglia non è una società, ma una corporazione dove c'è un soggetto debole, un soggetto da tutelare, un soggetto da proteggere, un soggetto da assistere. E questo è un'ideologia, perché se noi leggiamo l'articolo 29 della Costituzione questo non si trova. Perché dico questo? Perché questa ideologia porta a delle situazioni molto difficili, molto complicate. Intanto ci sono dei matrimoni che già partono con dei problemi, cioè già partono per esempio con l'idea che la donna debba stare a casa o che debba occuparsi dei figli, che non debba lavorare, oppure che non possa lavorare se vuole avere dei figli, e questo già crea una situazione in cui c'è qualcuno che si occupa dell'amministrazione, dell'economia, della finanza di questa società e qualcuno che invece in un certo modo la subisce. Allora non è che io sia qui a dire che le donne non devono lavorare in casa, ma perché questo avvenga occorre che ci sia una comunicazione tra il marito e la moglie molto più alta, un punto molto più alto, perché non ci sia una situazione di soggezione. Cosa accade in una famiglia tipica in cui la moglie si è dedicata magari senza titolo di studio oppure con una laurea non sfruttata e quindi con una rinuncia, che si è occupata dei figli e che ha lavorato in casa?
Accade che a un certo punto, arrivata, si è sposata magari a 25 anni, a 26 anni, a 27 anni, i bambini crescono, cominciano ad andare a scuola, cominciano ad essere autonomi e questa signora si ritrova a 40 anni che non ha un mestiere, che non ha mai lavorato fuori, che in casa non ha più dei compiti essenziali da svolgere perché i figli sono grandi, sono autonomi. Non solo, non è in grado di interloquire, di comunicare con una persona che invece esce tutte le mattine, si trova a confrontarsi con la vendita, con il commercio, con la consulenza, con l'impresa, con il lavoro impiegatizio e con le necessità pragmatiche di dover procurare comunque il sostentamento per la moglie e per i figli. Questa è la diciamo il caso di scuola per cui si arriva a una separazione, perché il fatto che poi l'imprenditore cinquantenne o il manager cinquantenne trovino la ragazza giovane è soltanto la conseguenza. La causa è il problema che arriva a casa e non c'è un interlocutore. La moglie, d'altro canto, a 40 anni non ha investito nel lavoro, cosa può fare? È una questione. E allora questi signori arrivano davanti all'avvocato. E lì, proprio oggi sul Corriere, no, ieri, sul Corriere, il presidente della sezione nona del Tribunale di Milano, che è la sezione del diritto di famiglia, auspicava l'istituzione di un albo per gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia. L'articolo diceva che le separazioni e i divorzi crescono a dismisura per colpa degli avvocati, che insistono pervicacemente oltre le istanze delle parti, radicalizzando le loro pretese e non arrivando a una consensuale, suggerendo una separazione giudiziale, adesso poi questi termini li riprendo, e quindi provocando a dismisura liti e problemi. E lì l'avvocato, prima di tutto, deve ascoltare. Ascoltare il cliente. Il consulente, in generale, secondo me, deve prima di tutto ascoltare il cliente. E già questo normalmente non si dà, perché è più facile suggerire una strada precostituita, una procedura già collaudata, ritenere che quel caso è uguale a un altro e quindi applicare la soluzione già applicata. Ma non è così, ogni caso è particolare, specifico e gli elementi li fornisce proprio il cliente che arriva e arriva con un racconto. E non sempre con un progetto. E allora la prima cosa da fare, prima di decidere quale procedura incominciare o non incominciare, è quella di capire qual è l'avvenire di questa persona. Perché arrivano con l'emotività e quindi con un'idea di abbandono, di taglio, di chiusura che non li fa guardare oltre questo momento. La separazione e il divorzio sono un momento, poi c'è da proseguire. Ed è importantissimo per un consulente sapere qual è il progetto del proseguimento per dare un suggerimento efficace e utile nell'attuale. Perché ovviamente l'obiettivo non è il taglio. Ecco, per esempio, rispetto a queste signore di 40 anni con un'istruzione media e con i figli grandi, senza un mestiere, è essenziale, sarebbe essenziale, non esiste ancora, un interlocutore rispetto al lavoro, rispetto all'attività.
Sono persone che hanno molto tempo, molta disponibilità, molta umiltà, molta pazienza perché hanno cresciuto dei figli, hanno avuto a che fare con i bambini, hanno ascoltato i problemi del lavoro del loro partner, del loro marito e quindi sono una forza incredibile che attualmente non esiste. O riescono a impiegarsi da qualche parte, qualcuna riesce a inventarsi un'attività autonoma, ma per la maggior parte rimane lì senza... E questa è la prima via per cui magari una signora separata o divorziata arriva dallo psichiatra e quindi entra in una catena di psicofarmacologia, di depressioni e tutto quel calvario che ad oggi, almeno per la mia esperienza, non ha mai portato a una conclusione felice. Ecco. E allora, visto che questo corso è per questa nuova professione, no? Di persone che intervengono in una maniera nuova come professionisti, quindi prima di tutto come consulenti, e quindi prima di tutto, come abbiamo detto, come ascoltatori, qui ci sarebbe un'esigenza enorme di un intervento, di un ascolto, anche di un suggerimento pragmatico rispetto a queste persone. Il caso classico, dunque, dicevamo, di una cosiddetta crisi del matrimonio è appunto il mancato investimento nel proprio progetto. Ai miei clienti mi trovo spesso a dire che quando interviene una separazione o l'idea di una separazione, il problema riguarda ciascuno delle due persone e non la cosiddetta coppia. Perché l'interlocutore non è la ditta appoggi, che notoriamente fallisce sempre. E quindi il matrimonio più che mai pone la questione dell'investimento nella propria vita, nel proprio progetto. E mi accorgo che sono cose che fanno riflettere queste persone, cioè non è che mi dicono ah sì, no, dicono, ma io pensavo fosse la frattura della coppia. Probabilmente lei ha una questione rispetto al lavoro, rispetto... E poi vengono fuori, infatti, che ci sono questi problemi. Ecco, in queste procedure che vanno dalla più semplice, che è la separazione consensuale, in cui le parti, che possono anche affrontare la procedura personalmente oppure con un consulente, con un legale, fanno un programma scritto che presentano davanti al tribunale. E quindi la procedura è molto semplice perché il tribunale si limita a omologare questo accordo, a dare il suo assenso. Invece la situazione più complessa è la cosiddetta separazione giudiziale, in cui c'è una parte che presenta una domanda di separazione con tutte le richieste e le condizioni economiche e di affidamento della prole, dei figli. Giudiziale, separazione giudiziale. Giudiziale oppure anche contenziosa, si dice, cioè o contenziosa. In questo caso è il tribunale che decide sulle domande delle parti, perché il processo si svolge, come si dice in linguaggio tecnico, in contraddittorio tra le parti, cioè c'è una parte che presenta, che incomincia il processo e presenta un ricorso in cui fa tutte le istanze che riguardano appunto l'affidamento dei figli, la casa, l'eventuale assegno di mantenimento per i figli e o per sé. E poi la controparte che viene
convenuta in giudizio, si difende, presenta un suo scritto in cui in parte può aderire o contraddire, e per questo c'è questa formula in contraddittorio. In questo caso è il tribunale che decide. Rispetto alle questioni patrimoniali, di solito la regola è che la casa coniugale segue i figli, quindi verrà assegnata in abitazione, che è un diritto di godimento, cioè è un diritto assimilabile alla locazione, viene assegnata in abitazione al genitore affidatario dei figli. Ma i problemi maggiori sorgono quando entrambi i genitori vogliono l'affidamento dei figli e litigano rispetto a questo. Questa è la situazione più difficile, anche perché non è quasi mai il sentimento che spinge a questa richiesta di avocare a sé l'affidamento dei figli, perché altrimenti se l'affidamento dei figli e il problema di a quale dei genitori affidarlo fosse presa rispetto all'amore, non ci sarebbe nessuna lite. Invece l'affidamento dei figli spesso è un'arma di ricatto ed è un tentativo di utilizzare i figli come strumento di pressione o per colpevolizzare o per ottenere qualcosa che altrimenti si teme di non avere, o per esercitare la padronanza sull'altra parte. E altrimenti, no, come ci insegna la parabola di Re Salomone, non ci sarebbe nessun problema, no? È chiaro che i figli sono sempre dell'altro. E, ecco, in questo caso la prassi è che il tribunale ordina una consulenza tecnica, cioè viene convocato, nominato dal tribunale un perito che in genere è o uno psichiatra o uno psicologo o uno psicoterapeuta, il quale deve incontrare sia i minori, perché queste questioni si pongono sicuramente fino al compimento della maggiore età, perché dopo i figli possono decidere sia se stare in famiglia, sia se andare altrove o con chi andare a vivere, e dai 12 ai 18 anni i figli possono essere sentiti dal tribunale per sentire la loro opinione, che può essere presa in considerazione. Prima dei 12 anni invece non hanno voce in capitolo, non possono intervenire, non possono essere sentiti, e quindi il tribunale nomina un perito. Ciascuna delle parti può a sua volta nominare un suo perito di fiducia, e quindi abbiamo già tre figure, oltre al tribunale che è composto da tre giudici e oltre agli avvocati di ciascuno, che possono essere anche più di uno, e quindi a un certo punto ci si trova in un congresso in cui ci sono 10 persone che tre giudici, almeno due avvocati, uno per parte, poi c'è il consulente tecnico d'ufficio, e ovviamente in questi casi così delicati di solito le parti nominano un proprio consulente di fiducia, e quindi sono altri due, almeno tre consulenti, due avvocati e tre giudici. 8 persone per la questione dell'affidamento. Se poi ci sono anche questioni patrimoniali, ci possono essere anche i consulenti contabili, quindi commercialisti o ragionieri, insomma, rispetto alle questioni amministrative, economiche e patrimoniali. Quindi a un certo punto ci si trova in una situazione in cui bisogna gestire l'opinione di... Dunque abbiamo detto 8, più ci sono le parti, 10. Sono 10 persone più minimo, i figli. Più i figli. Quindi 10 persone come minimo. 10 persone più i figli.
E naturalmente questa situazione provoca moltissimi equivoci. E io ricordo un caso di una signora che lavora tuttora nell'ambito del teatro. Ha costituito una cooperativa e produce spettacoli teatrali. Il marito più o meno faceva lo stesso lavoro, però era più come attore, lavorava come attore in questa compagnia e anche per altre compagnie, ma era meno affermato della moglie. A un certo punto decidono di separarsi e avevano due figli piccoli, insomma, avevano una figlia di 6 anni e un figlio di 4. Si separano e il marito non si occupa più dei figli, cioè dà il contributo mensile che era stato stabilito, è stata fatta una consensuale in quel caso, il marito provvedeva per il mantenimento dei figli, perché la moglie lavorava e quindi non ne ha chiesto né è stato stabilito nulla, e però non li teneva, insomma la questione organizzativa della giornata non lo riguardava più, perché i figli erano affidati alla madre, quindi ci doveva pensare lei. Allora la signora che si trovava a iniziare questa attività, era all'inizio, era molto giovane, su una 30ina d'anni, e si rivolse dopo qualche mese in cui faceva molta fatica a gestire i bambini, si rivolse ai genitori di lui, che erano sempre stati molto gentili, molto disponibili, e chiese loro se potevano tenere i ragazzi durante l'estate, quindi da giugno a settembre. E i nonni furono molto contenti e accolsero questa richiesta. Quando a settembre la signora si recò presso i suoceri per ritirare i bambini, i nonni non li restituirono e inoltrò un procedimento per la modifica delle condizioni della separazione. Qui devo aprire una parentesi, perché per la legge italiana, nel nostro ordinamento, tutti i provvedimenti presi dall'autorità, quindi dal tribunale, rispetto al diritto di famiglia possono sempre essere modificati se sussiste il cosiddetto quid novi, cioè se le situazioni di fatto in base a cui questi provvedimenti sono stati assunti mutano. Quindi sono provvedimenti che non sono mai definitivi e che possono sempre mettersi in discussione qualora cambino le situazioni. Per cui il padre incominciò questo procedimento per la modifica, dicendo che la moglie aveva abbandonato i figli perché era esaurita, che aveva avuto un esaurimento nervoso e che quindi li aveva abbandonati ai nonni e che quindi non era in grado di poter accudire ai figli. Come spesso accade in questi casi, non chiedeva di poterli tenere lui, chiedeva di poterne avere la gestione, ma collocandoli presso i propri genitori. E allora noi ci difendemmo e venne nominato un perito che doveva stabilire quale tra i due genitori era più idoneo all'affidamento. E questo perito andò a casa della signora, che insomma la signora è un artista, lavora la sera tardi, finisce di notte, torna a casa tardi, ha un appartamento a Milano normale, cioè una casa, non so, di 100 metri quadri. E quindi il perito va, vede, guarda, annota,
fa così sulle superfici per vedere se il tavolo è pulito, no? Cioè, se il pavimento è stato lavato, se no. E va bene. Poi va dai nonni. I nonni sono piemontesi e abitano sulle colline sopra Torino e hanno un prato splendido che da cui si vedono tutte le montagne. È una villa unifamiliare, tre piani. C'è la mansarda, c'è la taverna, c'è il tavolo da biliardo e loro sono molto eleganti. A mezzogiorno e mezza è tutto imbandito e pronto, le tavole e le tovaglie sono di pizzo e c'è la cameriera. E allora questo consulente fa una relazione in cui dice che per il bene dei bambini è meglio che stiano dai nonni, perché sono più seguiti, sono più curati, c'è la sicurezza di avere il pasto giusto, con gli alimenti giusti all'ora giusta, mentre la signora, sì, per carità, si dà da fare, è una brava ragazza, però col lavoro che fa, insomma, non può assicurare un'educazione esemplare. E non solo, ma la signora chiedeva quantomeno che il padre si facesse carico durante i fine settimana in cui lei aveva diritto di vedere i figli, si facesse carico del viaggio, perché comunque da Milano alle colline torinesi sono circa 2 ore, perché dopo Torino c'è tutta una strada a tornanti per arrivare. Ma insomma, il diritto di visita è anche un dovere, e quindi se la madre tiene i figli bisogna che prenda la macchina e vada a prenderli, perché se no come dimostra che tiene ai figli? E quindi la signora, andando su e giù per le colline, dalle colline torinesi a Milano e viceversa, una notte con la nebbia fece un incidente e si ruppe una gamba. E però allora era ancora più inaffidabile. Pensiamo se avesse avuto sui bambini, cosa sarebbe successo? Meno male che era in macchina da sola e quindi poi doveva muoversi in treno, perché con la gamba rotta faceva fatica. E intanto gli anni passavano, perché queste procedure sono molto, molto lunghe. E i bambini crescevano e la figlia teneva un quaderno, un diario, che poi quando incontrava la madre glielo dava per leggerlo. E però la nonna l'aveva trovato e quindi poi non poteva più scriverlo. E allora mandava delle lettere di nascosto. E allora queste lettere vennero utilizzate nel successivo giudizio per il divorzio, che questa volta si svolse davanti a un altro tribunale, davanti al Tribunale di Torino, e arrivò al giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello di Torino, e finalmente i figli, che a quel punto avevano 16 e 14 anni, sono tornati dalla madre. 10 anni. Allora, io mi trovavo in questa, non so come chiamarlo, sembrava un incubo, perché qualsiasi cosa era, cioè qual era il punto lì? Era che questi nonni erano socialmente sì, benestanti, ma soprattutto perché anche la signora non è che stesse male, non è che fosse povera, ma erano riconosciuti come socialmente affidabili.
perché avevano, cioè, poi magari no, andavano a leggere il diario della nipote e le proibivano di parlare con la mamma al telefono o di scrivere determinate cose, no? Però avevano tutti quei simboli che questo consulente ha visto e che ha detto sono la prova, no? La prova che queste persone sono in grado e sono le persone più idonee per la crescita di questi ragazzi. E questa è una costante in queste situazioni, cioè i periti che vengono chiamati a giudicare di queste situazioni non sono, molte volte prendono grandi abbagli, cioè si fermano all'apparenza. E questo è un problema enorme, per cui il tribunale ha bisogno di un interlocutore, perché non può, il giudice non può prendere e andare a vedere a casa di tutte le persone di cui deve giudicare, di tutti i casi che ha, e ha bisogno di un interlocutore. Allora, oggi gli interlocutori del tribunale sono gli assistenti sociali, i centri psicosociali e poi i CPS, questo per quanto riguarda gli adulti, no, diciamo, perché poi per i minori ci sono altri centri che poi diremo, e poi professionisti privati che sono iscritti in uno speciale albo in virtù, ma magari di conoscenze, di, o perché scrivono su qualche giornale o perché sono apparsi in televisione, no? E allora lì la questione qual è? Che una perizia fatta sulla base di 2-3 incontri, non di più, sulla base del andare a casa a guardare se è imbiancata o no, o se è tirata la cera o no, e così, no? Allora poi stendere una relazione sulla base di questo è quasi criminale, se non criminale. Del resto le strutture pubbliche hanno moltissimo lavoro, per cui non si può pretendere che un assistente sociale abbia incontri e colloqui frequenti con le persone che deve assistere. E quindi questo viene più o meno giustificato dai tribunali, che però poi si trovano con questi scritti e devono decidere in base a questi scritti. Per questo c'è assolutamente bisogno di persone che ascoltino, che incontrino e che soprattutto presentino ai tribunali, ma vale anche per ciascuna autorità, per ciascuna istituzione che si avvalga di un consulente, di persone che presentino un progetto, un programma pratico. Perché una perizia che dica questa persona non è in grado per questi motivi, perché gli ho fatto il test e dal test emerge che ha avuto, che da bambino l'hanno picchiato, punto, non serve a niente. Una volta distrutta quella persona e fatto una perizia dicendo questa persona non può, non serve a niente. E quindi poi il giudice si trova a dire vabbè, adesso cosa faccio? Non è che possono tutti i bambini essere affidati al comune o tolti dalle famiglie, come accade. Occorre un programma pratico, quindi anche persone con un disagio che vengano inserite in una struttura con un programma pratico. Cosa accade se
nessuno dei due genitori viene ritenuto idoneo all'affidamento, all'educazione e all'istruzione dei figli. I minori vengono affidati al parente oppure vengono messi in istituto. Questo è il caso meno frequente, anche perché Milano, per esempio, io parlo di Milano perché ho esperienza lì, ma credo sia una situazione abbastanza problematica in tutta Italia. Le strutture sono poche. A Milano c'è l'istituto del Buon Pastore, che è gestito da suore. E quindi questi sono centri di accoglienza per i minori. Anche lì ci sono delle situazioni paradossali, cioè se un genitore a cui è stato tolto l'affidamento e ha possibilità di vedere i propri figli pochissimi, non so, un'ora alla settimana, 2 ore alla settimana, se un genitore di questi, che magari non ha un'attività lavorativa che lo coinvolga dal mattino alla sera, ha del tempo disponibile e chiede di poter essere presente, di poter andare, di poter frequentare di più la struttura, perché comunque il figlio si trova in una struttura e quindi questo genitore lo incontra in una struttura, questo permesso gli viene negato. Che è un'altra assurdità, perché questa persona, mentre va lì a trovare il proprio figlio, si trova in una situazione, può essere coinvolto, può inserirsi in un programma, se questo istituto ha un programma, può rendersi utile, può avere uno scambio con altri genitori, con le persone che si occupano dell'istituzione, con gli altri bambini, cioè potrebbe essere interessante. Invece, cosa accade? Accade che se il bambino è molto piccolo e ci sono esigenze di allattamento, oppure soprattutto la madre viene ritenuta non in grado di gestirsi, diciamo così, quindi di poter vivere in una casa, avere una vita propria, allora questa persona viene accolta e viene trattata come i piccoli ospiti che ci sono lì, cioè viene accolta e inserita nel programma che c'è per i bambini. Come paziente? Come paziente, sì, come accolta. Quindi come... Invece se ha la capacità, ha le possibilità di vivere fuori casa, allora deve attenersi al tempo di visita stabilito, che può essere appunto un'ora, una volta alla settimana o due, e basta. Però poi d'altra parte, no, sì, queste istituzioni si lamentano di carenza del personale, di difficoltà a mandare avanti queste case, queste sono situazioni paradossali che ci sono, e che però nessuno si occupa, perché non sono dettagli che non si leggono, non vanno sui giornali, nessuno ne parla, non ci sono dibattiti rispetto a questo. Per esempio, sarebbe molto interessante se un gruppo, no, magari di genitori che si trovano in una situazione di questo tipo, aprissero una struttura, un qualcosa dove incominciare a occuparsi davvero, no, di questi problemi. Perché poi il comune non è in grado, non ha... Questi istituti sono un po' come degli alberghi, dei collegi, dove non ci sono attività. I bambini vanno a scuola o all'interno fino alla quinta elementare oppure all'esterno. Poi hanno per l'estate la colonia. E, insomma, è molto, molto triste, insomma, questa situazione.
E questi provvedimenti che vengono dal Tribunale dei Minori, molto spesso, perché quando ci si occupa di minori nell'ambito di un matrimonio è competenza del Tribunale ordinario, cioè del Tribunale cosiddetto del Tribunale civile. E invece quando ci sono situazioni di filiazione fuori dal matrimonio, allora è competente il Tribunale dei Minori. Competente cosa vuol dire? Competente vuol dire che ha un potere enorme sui minori, perché la norma che attribuisce, che stabilisce i poteri di intervento del Tribunale rispetto ai minori, si fonda sulla discrezionalità. Magari la leggiamo, perché mi sembra interessante. Allora, leggiamo l'articolo 330 del Codice Civile. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio dei figli. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare. Poi ne parliamo un attimo. L'articolo 333, quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare. Di lui il figlio. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. Ecco, la nozione di potestà, forse, no? Può essere. Poi se avete le domande. Sono l'articolo 330 per la revoca della decadenza alla potestà. Decadenza della potestà. Il 333 per la. Quando non è una norma, diciamo, residuale, cioè quando non ci sono gli estremi per una pronuncia di decadenza, ma comunque quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio. Cioè, quindi non decade la potestà, ma nemmeno è padre. Il giudice può adottare i provvedimenti convenienti. Cioè, voi vi accorgerete che qui si dice tutto e non si dice niente. Perché la condotta che appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare provvedimenti convenienti. Ha potere di vita e di morte. Allora, è chiaro che, stante così la norma, e c'è un motivo, no? Perché è chiaro che più si definisce quali sono i casi di intervento e più si rischia di farne qualcosa di autoritario, di dittatoriale, quindi è una norma difficile da formulare, difficile anche fare un elenco tassativo dei casi in cui bisogna intervenire, dei casi in cui non bisogna intervenire, perché non è così facile. Allora è evidente che i consulenti, i periti, gli avvocati sono importantissimi in questi procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori. Mi scusi, lì si parla di
Di podestà. Potestà, allora, sì. Che riguarda entrambi i genitori. Sì, dunque, la potestà che si chiamava anche la patria potestà, perché fino alla formulazione del codice civile, che è del 1942, la potestà era del padre e si chiamava patria potestà. Adesso è di entrambi i genitori la potestà. Potestà cosa vuol dire? Potestà vuol dire fare la madre e fare il padre. No, la potestà è qualcosa meno di un diritto, tecnicamente. È l'altra faccia della facoltà. Perché al diritto corrisponde l'obbligo e alla potestà la facoltà. Quindi è qualcosa di meno forte di un diritto, diciamo è un permesso, E la potestà come si esplica? Della potestà si prende atto in quelle decisioni che riguardano non so, l'educazione religiosa, la scelta della scuola, l'intervento rispetto alle compagnie dei figli, i progetti educativi, ecco, quello è l'esercizio della potestà, che viene tolta solo in casi molto, molto gravi in genere, in caso di tossicodipendenza, di alcolismo, ma non di per sé, ma quando non, questo diminuisce o annulla la capacità di prendersi cura dei bambini. Insomma. Oppure recentemente, nel 96, è entrata in vigore una nuova legge per la tutela dei minori in caso di episodi di violenza sessuale. E allora adesso è prevista la decadenza automatica della potestà qualora ci sia una condanna di uno dei genitori a reati di violenza. Non nei confronti dei minori, nei confronti di terzi, insomma, qualsiasi condanna. Di violenza, non di molestia. Di violenza sessuale. No, molestia, non ancora. Non ancora. È che adesso stanno disciplinando con un decalogo molto preciso gli atti di molestia. Per cui se il bacio è dato con libidine è molestia. Se invece è dato senza libidine non è molestia. Lì. Però. Questa è una bella domanda. Ecco, a questo punto io ho parlato tanto. Se avete qualche domanda, non so, qualche caso, conoscete persone che sono separate. Resta la questione, diciamo, che ci coinvolge qui, soprattutto mi sembra nell'ambito delle cose da lei esposte, dell'affidamento dei minori, no? Cioè questo. Perché l'intervento rispetto all'adulto chiaramente viene a seguito del coinvolgimento per l'affidamento del minore, no? Certo. Oppure ci può arrivare nel caso l'adulto sia un tossicodipendente oppure un alcolista, no? Certo. Oppure un immigrato, ecco, no? Cioè, com'è che queste situazioni che potrebbero restare nel cosiddetto ambito fra l'avvocato e la famiglia, poi esulano dall'avvocato e la famiglia e toccano il servizio sociale. No? Quando i genitori entrano in una di quelle categorie, no? Che abbiamo esplorato qui, enunciate, non perché le abbiamo fatte noi, ma perché sono classificate così, no? O il genitore entra in quella categoria immigrato, tossicodipendente, alcolista, psicotico. Beh, no? Immigrato dipende, perché il criterio è quello se il minore ha un ambiente dove poter crescere idoneo oppure no, quindi non va da sé che all'immigrato
vengano tolti i figli, però sono situazioni, è chiaro che se l'immigrato non ha una casa, non ha un lavoro, è un senzatetto, è un clochard, è chiaro che lì ci sono dei problemi. E l'altro aspetto è il minore, no? Quindi è così che diciamo, vengono coinvolti i servizi sociali, no? E a Sì. livello di questo coinvolgimento, dalla sua esperienza, oppure voi Aspetta. avete dei casi, oppure Oppure proseguo. lei prosegue, no? Sì. Io invece conoscevo una ragazza che aveva dei genitori divorziati. Inizialmente da piccolina, perché i genitori si sono divorziati, e l'affidamento era stato dato alla madre inizialmente, solamente perché il padre poi aveva deciso di non avere l'affidamento della figlia, poi si è risposato, si è ricreato un'altra famiglia ed era stata affidata alla madre. Solamente che la madre aveva dei problemi perché era rimasta, diciamo, un po' colpita da questa separazione, aveva cominciato a bere, diventando alcolista cronica. E allora è intervenuto, diciamo, lo Stato e ha preso la figlia e l'ha praticamente affidata a un'altra persona, una persona esterna, che non era né familiare, che però aveva fatto richieste di affidamento. Solamente che questa ragazza, a cui è stato dato l'affidamento, secondo lei non era in grado, diciamo, di educarla, infatti lei si era richiusa in se stessa, perché questa ragazza, era molto severa. Aveva una sua idea di educazione, un po', sì, un po' tedesca, come si diciscono da dietro. E che è successo? Che a un certo punto questa ragazza a cui è stato dato l'affidamento, non trovando, diciamo, un dialogo con questa persona, ha deciso di rinunciare all'affidamento. E questa ragazza è stata data a un istituto in cui praticamente è una casa dove vivono, vengono gli si dà da mangiare, proprio adesso sembra brutto dire un orfanotrofio, è una specie di collegio, diciamo così, e fino a 18 anni lei non ha la possibilità di scegliere. Il padre ha la possibilità di vederlo, anche ha la possibilità di vedere la madre, infatti il fine settimanale lo passa sempre dalla madre, anche se la madre continua ad avere sempre problemi di alcol e non è ritenuta in grado di prendersi affidamento della figlia. Sì. Sì, E probabilmente sì. Probabilmente sì, no, non posso più. è stata, cioè quella persona con l'educazione tedesca era un caso di affidamento preadottivo, cioè probabilmente questa persona aveva fatto domanda di adozione. Di adozione, Allora c'è un periodo che dura al massimo un anno, che si chiama affidamento preadottivo, in cui si valuta l'idoneità soprattutto dell'adottante ad adottare. E quindi mi sono sempre chiesto con quali criteri era stata è probabile che non è data che la l'affidamento. signora abbia rinunciato, è probabile che non sia stata ritenuta idonea. Questo Può può darsi darsi. che era cioè, il periodo in cui lei ha scelto di non avere più l'affidamento della ragazza era lo stesso periodo in cui magari scadeva e bisognava rinnovare l'affidamento. Probabile che sia questo Che non che non è gliel'abbiano stato. rinnovato, può darsi. Grazie, che sia questo, sì. Perché nel frattempo poi il minore viene visto da altre figure? Nel frattempo? Dunque, beh, adesso entriamo nell'ambito Sì, no, aveva seguito dell'adozione. comunque da un assistente sociale che comunque periodicamente si Sì. informava sulla situazione e lei aveva anche difficoltà, diciamo, a confidarsi con questo assistente sociale perché non era per lei facile dirgli non sto bene qua. Diciamo, si era proprio rinchiusa all'uomo, non comunicava più con nessuno. E non solo, poi lì si crea il problema di questa figura che parla sia con il genitore, sia coi figli, sia col marito, sia con la moglie. E quindi è una figura che deve avere una lealtà incredibile, perché sennò come si fa a parlare? Poi lo va a dire a mio marito, poi lo va a dire a mia moglie, poi lo va a dire già lì. Di solito la figura del marito era completamente, cioè del padre era completamente assente Certo. perché lui era completamente disinteressato, tranne alcuni periodi in cui magari con la sua famiglia organizzava dei viaggi, allora chiedeva anche alla figlia se voleva partecipare a questi viaggi, però poi per il resto si è sempre disinteressato, non stando anche non nello stesso posto, ma proprio in un'altra zona, non lo vede praticamente mai.
questa persona è ancora in istituto? Sì, ancora non ha compiuto 10 anni. E va a scuola fuori? Va a scuola e... Fuori dall'istituto e lavora. E credo che abbia anche, cioè, nel senso che non è che si mantenga da sola, certo. Lo Stato gli dà la possibilità dell'alloggio, certo. E in più gli dà anche dei soldi da gestire, gli studi, certo. Comunque mantenuta, cioè che non fa certo. Grandi visi, non si può permettere grandi cose, però con un certo mantenimento ce l'ha. Certo. Dove la manderanno? O comunque sarà la manderanno via da questo istituto? Beh, intanto non è obbligata a rimanervi e comunque non può rimanervi perché questi istituti sono regolati in base all'età, cioè ci sono istituti che coprono delle fasce di età molto precisi. Però sono comunque maggiorenni, quindi hanno la facoltà di decidere. Però a un certo punto... Sì, ovviamente non è che possono vivere tutta la vita lì, no? Sì, sicuro. Cioè, chiaro che non è che al giorno del compimento, del compleanno, mandano via, però il problema si pone. Beh, ma io penso che se studia e lavora proseguirà... Infatti la sua intenzione è quella di mettere da parte i soldi e avere la possibilità di farsi... Non viene finanziato dallo Stato? No, quello no. Quello no, c'è da dire che l'università statale non è costosissima. Per una persona... Sì, però se una persona lavora anche part-time, la retta è abbastanza esigua, insomma, volendo ce la può fare. Certo, certo, certo. Però mi pare che adesso sia arrivata la statale a 1,5 milioni all'anno la retta, perché poi i libri si possono prendere in prestito. Sì, certo, però un lavoro part time 600-700 mila lire al mese le dà. No, no, certo, 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 certo. C'è da dire che da quelle istituzioni hanno molte agevolazioni per gli alloggi popolari. È più agevole trovarli stando lì che un cittadino qualsiasi, no? Quindi spesso poi vengono assegnati degli alloggi dello IACP che hanno affitti anche di 200.000 lire al mese, dipende. Sì. Che avevo portato io, comunque c'è il padre da un certo. No, però è interessante, no? Anche portare all'estremo. Per la filiazione fuori dal matrimonio, che può essere anche legittima, non è detto che sia illegittima, perché legittimo vuol dire... vuol dire riconosciuto. Sì, sì, no. Ma un figlio può essere riconosciuto da uno soltanto dei genitori e quindi essere legittimo, ma non nel matrimonio. È competente il tribunale ordinario che decide nell'ambito della separazione e del divorzio.
sono altre domande? O casi? Dunque, la separazione e il divorzio con la legge del 1970 sono un diritto, cioè l'altra parte non può opporsi alla separazione e al divorzio. Infatti le liti si protraggono per le condizioni accessorie, ma non per le condizioni accessorie, la casa, i figli, i soldi, ma non per il diritto alla separazione e al divorzio. Quindi questo è un diritto, chi lo chiede ce l'ha, lo può ottenere, non può l'altra parte rifiutarlo. Ecco, questo che lei ha introdotto è un meccanismo di ricatto che io sento, perché arrivano delle persone a dire: ma mio marito, mia moglie non mi vuol dare la separazione, non mi vuol dare il divorzio. E è un segnale di una certa ignoranza dei propri diritti, ma è anche un segnale di un certo abuso di potere da parte di chi dice no, io il divorzio non te lo do, che magari viene forse più dai film americani che dal cinema. Invece è un diritto per cui nessuno può opporsi. Certo, e questo è l'indagine che fanno coloro che si occupano appunto del disagio, ma non è un'indagine che fa il tribunale, non è un'indagine, purtroppo io lo faccio, ma sono tra i pochi, che fanno gli avvocati. C'è un istituto che si chiama il tentativo di conciliazione che il presidente del tribunale deve svolgere alla prima udienza, che però è diventata una formalità, perché praticamente si limita a chiedere: siete d'accordo, volevi separare? Nessuno va lì davanti a un presidente del tribunale a dire: no, io non sono d'accordo. Sì. Sì, a livello giuridico chi lo vuole lo ottiene e non è tenuto a dire perché, per come. No, si basa sull'idoneità del genitore. Cioè no, l'aver chiesto il divorzio non è una colpa. Non è una colpa. Io me lo auguro. Ma bisogna essere spiegato in largo o indifferente? No, se beh. Oppure per magari una delle parti mi ingaggia per. Beh. Beh, l'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale è ancora registrato per le categorie professionali attualmente riconosciute, come appunto psicologi, psicoterapeuti o psichiatri. Questo però non vieta che si aggiungano delle altre figure. Per esempio, dunque, adesso gli psicologi e gli psicoterapeuti adesso hanno l'albo in virtù della legge Ossicini, però da quando c'è questa legge, che non è
tanti anni. Prima erano comunque iscritti in questo albo senza avere nessuna patente, tra virgolette, no? Nessun... Quindi questa è una figura importante che secondo me nasce con delle associazioni di tipo privato, perché non si può pretendere che ci sia un riconoscimento pubblico partendo, incominciando. C'è molta esigenza rispetto alla mia esperienza per la questione dei minori. Per esempio, adesso mi capita di andare al Tribunale dei Minori e nelle cancellerie ci sono volontari, perché il lavoro è enorme. Quindi, secondo me, una struttura, a questo lavoro accedono alla spicciolata, no? La singola persona va lì e dice io mi offro per dare una mano. Se invece ci fosse una situazione organizzata, una forma di associazione, una cooperativa, insomma una forma di aggregazione che assuma in modo imprenditoriale questo lavoro, cioè io penso che verrebbe accolta proprio con molta gratitudine. Poi partendo, poi si trova qual è lo specifico, no? Però in queste aree c'è un'esigenza enorme. Neanche i giudici sono contenti di dover prendere decisioni sulla base di una perizia redatta dopo un incontro o due. Neanche i giudici. Non sono tranquilli. Quello sì. È per quello che secondo me occorre un'equipe. Perché non può uno da solo, rischia di fare molti sbagli. Che invece è la cosa che fanno i cosiddetti grandi nomi. Willy Pasini, se deve fare una perizia, non chiede niente a nessuno. La Iole Baldaro Verde, se deve scrivere una perizia, non chiede niente a nessuno. Alberoni, se deve scrivere una perizia, non chiede niente a nessuno. Adesso, per carità, abbiamo toccato il Gotha, no? Però siamo poi così sicuri? Io le ho lette alcune, non di questi signori, di altri allo stesso livello. Il test di Rorschach e le favole di Duss. Cioè, una fantasmagoria, vengono dall'invenzione del fumetto queste cose, non è che si può basare un progetto di vita... Se quella macchia lì, quella persona ci ha visto una vagina o una farfalla. Diamoci chiaro. Però il criterio è questo. Se ci ha visto la vagina è perverso. E se ci ha visto la farfalla è artista. In ogni caso non è affidabile. Punto, cosa tocchiamo però? Sono le tre. Prego. Una curiosità, se un genitore a un padre viene tolta la potestà, con questo viene tolto il cognome al figlio? No. No, il nome resta. No, cioè dunque il nome avviene, il nome si trasmette con il riconoscimento e il riconoscimento non è soggetto a revoca, non può mai essere tolto. Nel caso di decadenza della potestà il nome resta, la madre non può toglierlo al figlio. Se il figlio una volta diventato maggiorenne vuole toglierlo, fa la procedura che esiste, che è prevista, con istanza al Presidente della Repubblica e gli viene tolto, cambiato, o se sono due cognomi viene tolto, se no viene cambiato il cognome. In nessun caso. Nessun caso.
Perché la potestà è qualcosa che attiene al pragma, mentre il nome è qualcosa che viene dal cosiddetto ius sanguinis, cioè la questione della genitura, no? Mentre la potestà è rispetto al dispositivo, al pragma, al fare. Se è vero, cosa deve fare due coniugi se magari c'è qualcosa di grave in famiglia, cioè non se ne può andare, se non sono i figli, cosa deve fare? Non può aspettare il divorzio in casa, se per esempio certo. C'è violenza piuttosto che. Certo. Allora, l'abbandono del tetto coniugale non c'è più, nel senso che nessun tribunale giudica il fatto che una persona abbia preso la porta. Verifica sempre i motivi. Allora è chiaro che se una persona prende la porta per andare a divertirsi, allora vabbè, più che abbandono del tetto coniugale c'è mancanza di qualsiasi condizione, no? Del matrimonio. Ma una persona che in casa si trova in una situazione di pericolo può benissimo andarsene. Allora la cosa migliore è comunque, secondo me, interloquire con qualcuno, cioè trovare un interlocutore che può essere l'avvocato o comunque, sì, in questo caso l'avvocato, e farsi consigliare. Perché è comunque un gesto estremo. Non solo, può comportare delle reazioni spropositate, il fatto di andarsene, perché vale a palesare una paura. E allora, se l'interlocutore è titubante e si accorge che c'è una paura, agisce. Quindi io mi sono trovata in alcuni casi, assumendo un rischio notevole, a suggerire di non andare. Chiaramente parlando molto, essendo molto presente, guidando la cosa. Ma fino adesso è andata bene. Perché non è che poi una persona andandosene sta sicuro. Se poi ci sono dei figli, comunque deve parlare con questa persona, e se fa capire che ha paura è peggio. Certo, ci vuole una certa forza. E poi magari sarebbe interessante capire come mai si è arrivati a questi punti, no? Dell'abbandono. Allora, rientra in una fattispecie più ampia, che è la cosiddetta separazione per colpa. Una volta c'era la separazione per colpa, cioè il tribunale poteva stabilire e giudicare di chi fosse la colpa della fine del matrimonio. Le situazioni più classiche erano appunto l'adulterio e l'abbandono del tetto coniugale. L'adulterio era un reato fino alla riforma del diritto di famiglia, e poi è stato abolito come reato e quindi non è più un motivo di separazione per colpa. Ma la separazione per colpa stessa con il 1975 è stata tolta, è stata... Sì, chi ha avuto la separazione per colpa perdeva i diritti successori e perdeva il diritto al mantenimento. Sì. Però adesso dal 75 la riforma del diritto di famiglia non c'è più la separazione per colpa, c'è una formula ibrida, intermedia, che è
l'addebito della responsabilità, che però non comporta la perdita dei diritti successori né la perdita al mantenimento se necessario, ed è un istituto che sta per scomparire, perché adesso non so se voi sapete, c'è un progetto in esame alla Commissione Giustizia della Camera per riformare appunto la separazione e il divorzio, e prevede che venga tolta questa formula dell'addebito della responsabilità, che comunque non comporta più la perdita di questi diritti patrimoniali. Beh, lei potrebbe fare un procedimento per la revisione. La situazione è mutata, se non altro perché è mutata la legge. Poi, non so, valuterà. Adriana Ferrara, lei che ha le idee fresche oggi. Sì. Stavo seguendo liberamente gli altri, ma non ho niente da dire anche di me. Sì? Non ha racconti. Non esperienza sua, racconti. Racconti. Non ne ho esperienze. Racconti. No, se ha racconti. Sì. No, diciamo che dopo il caso della Dalila di Lazzaro si è sensibilizzata la questione, per cui adesso non è più così tassativo l'applicazione tassativa della legge, però la legge non è stata ancora modificata, quindi si va per giurisprudenza caso per caso, e quindi sì, è ancora difficile perché non c'è una base normativa che lo consenta in modo automatico. Però si può proporre. Nella logica del ricatto, del riscatto e della vendetta, il padre non dà i soldi e la madre non fa vedere i figli.
accade, sì. Soprattutto se si tratta di un lavoro autonomo. Perché con un lavoro dipendente è più semplice andarli a prendere, no? Con un lavoro autonomo... però anche lì non va da sé. Non va da sé. Quanti anni ci ha messo ad accorgersene? Quanti anni ci ha messo ad accorgersene? Mettiamo, cioè lui è uno che si accorge più giorno per lavoro e la casa di Inga annoiata. Vabbè, se ci ha messo così tanto tempo ad accorgersene, è giusto, no? Che paghi. No, ma al di là del gioco, non è questo il discorso, non è questo il criterio, volevo dire. Il criterio è non solo la situazione lavorativa al momento in cui avviene la separazione, ma è anche i mezzi e gli strumenti che ci sono per produrre reddito. Per cui, per esempio... una sposa che stia in casa ma che sia giovane, laureata, che abbia studiato, anche se non lavora, non ha diritto al mantenimento, perché comunque è in grado di potersi procurare un lavoro degno e idoneo. Quindi i criteri sono l'età, la formazione, quale stadio è la formazione, la durata del matrimonio, perché un conto se un matrimonio dura 3 mesi, un conto se dura 25 anni, e il contributo di ciascuno dei due coniugi alla crescita della famiglia. Quindi anche, non so, se uno dei due coniugi ha portato degli immobili, ha portato un'azienda, ha portato, insomma, questi sono i criteri per stabilire il diritto al mantenimento. Sia per l'uomo che per la donna. Sì. Allora, io volevo chiedere una cosa. Non sai, quando magari, non so, compri, non so, la casa, per esempio, compri bene, magari in testa tutti e due i coniugi. Mm-hmm. Fai una divisione, anche se comunque c'è la divisione. Sì. Ecco, durante la separazione, come si fa a valutare a chi vale più una determinate cose e a chi vanno le altre, quando magari hai fatto appunto un contratto di, non ricordo il nome, allora, quando ci si sposa, se non si dice nulla, si entra tra virgolette nel cosiddetto regime della comunione dei beni. Quindi sappiate che se vi sposate e non dite niente, da quel momento in avanti tutto ciò che avete è diviso a metà. Si firma l'atto di matrimonio senza specificare niente. È il regime ordinario. Invece il regime straordinario è la separazione dei beni, ma basta solo dirlo al momento, al celebrante, al momento del matrimonio. Con la comunione dei beni, tutti i beni di ciascuno dei coniugi al momento delle nozze e quelli che si producono successivamente alle nozze entrano in comunione, cioè vuol dire che sono in proprietà al 50% tra i coniugi. Restano esclusi i beni di proprietà prima del matrimonio
e i mezzi e gli strumenti per l'attività di ciascuno dei coniugi. E poi i regali di nozze e gli effetti personali. Quindi il criterio è quello della divisione a metà. Invece con la separazione dei beni ciascuno mantiene le proprie proprietà. Quello a cui io tenevo arrivare con l'incontro di oggi era la questione del dispositivo. Penso che magari ne avete già parlato. Del dispositivo, perché quello che io ho notato nella mia esperienza è che un intervento non può essere, non può limitarsi a essere realistico e basta. Cioè, una volta che io dico questa situazione così non va, punto, io non solo non ho restituito niente, non ho contribuito per nulla, ma ho peggiorato e radicalizzato una situazione che prima del mio intervento forse poteva avere qualche chance. Questo è il mestiere che fanno i pubblici ministeri, quello di dire questa situazione così non va. E questo va bene, è il loro mestiere, hanno studiato, hanno fatto carriera, perché arrivare a essere pubblico ministero è all'apice di una carriera, no? Cioè, dopo essere stati giudici, come massimo grado si diventa pubblici ministeri. Ovviamente lo dico con molta ironia, no? Però non è un modo dell'intervento che riguarda noi, perché a noi non interessa niente puntare il dito su quello che non va. È chiaro che in ciascuna situazione, in ciascuna famiglia, in ciascuna società dove c'è più di una persona, ma anche in una persona stessa, no? C'è qualcosa che non va, fa parte della vita e delle cose. Quello che è importante invece è l'intervento. Intervenire non è sottolineando il negativo. Non c'è da nasconderlo, non c'è da tenerlo segreto, ma non c'è neanche da puntare il dito in modo dispotico, no? O tirannico. Oppure come chi crede di avere una ricetta, una soluzione, una strada facile, no? Cioè è difficile, operando nell'area del disagio, avere una ricetta. È per questo che è una materia che richiede l'impresa. Perché non c'è una strada precostituita, non ci sono canoni da seguire, non ci sono formule già confezionate. Allora il primo dispositivo è il dispositivo di ascolto. E l'allenamento all'ascolto è importantissimo, perché deve essere un ascolto mi verrebbe da dire assoluto, no? Cioè non un ascolto personale rispetto alla mia storia, rispetto alle mie idee, alle mie opinioni, no? Ma un ascolto rispetto alla portata assoluta di ciascuna parola che interviene in quella conversazione.
Cosa vuol dire una portata assoluta? Vuol dire che non basta ciò che delle parole dicono i vocabolari. Non basta ciò che della legge dicono le norme o i regolamenti. Occorre partire da lì, sicuramente, no? Non è che siano da scartare. Però non basta. E allora è qui che c'è il varco per l'invenzione, per la via nuova. E quindi per l'intrapresa. Purtroppo le ideologie intorno allo Stato non hanno agevolato questa intrapresa, perché lo Stato assistenziale comporta che i cittadini siano da assistere, quindi che siano deboli, che siano dei soggetti deboli. Se lo Stato deve farsi assistente, vuol dire che i cittadini devono essere assistiti. Idealmente potrebbe anche apparire positivo. Perché se la cosa funzionasse in modo perfetto, i cittadini potrebbero anche essere liberi da certe preoccupazioni, come la sopravvivenza, no? Qual è l'idea dello Stato assistenziale? Di provvedere alla sopravvivenza, così i cittadini possono vivere, no? Questa potrebbe essere forse, no? Il motore di questa ideologia. La questione è che la vita non è uguale per tutti. E quindi non si può canonizzare, non si può normativizzare il bisogno, l'esigenza, il desiderio, l'invenzione, l'arte, il godimento. Per esempio, rispetto al caso di cui ho parlato prima, no? All'esigenza della signora che io seguivo era l'arte, era il teatro, era l'intrapresa. L'esigenza dei nonni era la pulizia, l'ordine, l'educazione. A ciascuno la sua vita, no? Ciascuno il suo specifico. Per cui non è che la signora fosse da assistere, soltanto perché non credeva negli stessi valori della famiglia ritenuta normale. No. E quindi l'assistenzialismo come fa? Come fa a intervenire? Che ci siano delle risorse dello Stato e che vengano investite, questo è interessante. Però non può essere una logica distributiva. La media degli italiani mangia mezzo pollo, no? Allora, magari io, se a voi interessa, una prossima volta che ci incontriamo potremmo esplorare quali possono essere le forme associative in cui una professione come quella che voi andate a inventare e a fondare
si possa muovere, no? Nella società. Magari vediamo le associazioni o le società cooperative. Qualche statuto. Qualche statuto, sì. Qualche statuto per la costituzione di questa società. Quali sono le leggi di cui bisogna tenere conto per... Come fare un'associazione, a quali leggi bisogna attenersi? E quali sono anche le regole durante la vita di questa associazione? Gli adempimenti che ci vogliono, i diritti che si hanno, i doveri che si hanno, insomma. Si tratta di una materia in fieri, in movimento, dal punto di vista normativo. È assolutamente non è codificato già tutto, no? Quindi perciò è interessante. Cioè, oggi una figura professionale che si occupi del disagio non c'è, ci sono, perché gli assistenti sono impiegati o volontari con una formazione delle più diverse. Non è detto che siano laureati in psicologia o in medicina, possono aver fatto il liceo, ragioneria, geometra. Cioè non... Quindi poi si trovano lì a dover fare, è evidente che qualche problema c'è. Poi a capo di ciascuna struttura ci deve essere uno psicologo, ma... Lo psicologo firma e basta. Cioè, attualmente accade che firma? Sì, cioè, tranne i casi più... Avendo una struttura, si occupa dei casi più, tra virgolette, più drastici, no? Ma nel quotidiano, nel giornaliero, sono persone con pochi strumenti che vanno a fare i colloqui, che ricevono, per esempio, come diceva, non mi ricordo più chi... per l'adozione, no? Le coppie che vogliono adottare sono persone che vanno con dei test prestampati a cui devono rispondere con le crocette, cioè ecco, poi magari anche un'altra volta, se può interessare, potremmo esplorare la questione dell'adozione internazionale, che ha degli aspetti pragmatici molto, molto interessanti e poco conosciuti. Perché come si fa? Enrico Rivoldi? Ascolti, lei prima quando ha letto l'articolo della Costituzione... 29. Sì, ha parlato di famiglia naturale. Società naturale, sì. Ah, società naturale. Sì. Esatto. Quindi come che ci sono la contraddizione per quanto diciamo sì. Sì. Certo. Sì. Non esiste. Non esiste neanche la società naturale, quindi. Non c'è. No. Beh, se possiamo fare una lettura rispetto ai termini linguistici, è molto interessante questo articolo. La società naturale dipende dall'epoca. Abbiamo esplorato con qualche accenno come venga ritenuta naturale, per esempio, la società, quella di Lévi-Strauss, fondata sulla legge dell'incesto. No? Vi ricordate? Mm. Abbiamo detto che è, diciamo, mondialmente, ecco, accettato, visto il successo dello strutturalismo, no? Dell'antropologia, che ha grande successo, questa cosa di società in cui la legge naturale sarebbe la legge del cesto, no? In cui è vietato ciò che è interno e prescritto ciò che è esterno, no? Sarebbe vietato il sangue interno, prescritto il sangue esterno, no? Vietato il legame con i familiari, prescritto quello esterno, no?
Quindi c'è un divieto e una prescrizione. Mutando le epoche e mutando, diciamo, l'oggetto di questo divieto e l'oggetto di questa prescrizione è uguale, cioè qualsiasi società pretesa naturale è sottoposta a un divieto di cose e a una prescrizione di altre, come accade con la droga, no? Viene prescritto il farmaco positivo, no? Vietato, proibito il farmaco negativo. Però cosa sia farmaco positivo e cosa sia farmaco negativo, questo dipende dall'epoca, no? Cioè la cosiddetta società naturale dipende dall'epoca, no? Questo è... No, anche perché due persone che si vogliono sposare non è per nulla naturale, devono fare una procedura complicatissima, sia progettino il matrimonio civile, sia quello concordatario, quindi di naturale non c'è proprio nulla. Ma sì, ma qui... Sì, appunto, perché adesso c'è anche tutta la questione delle coppie omosessuali, no? No, ma qui si rifà a una distinzione che il diritto faceva, che la dottrina faceva tra diritto naturale e diritto positivo. Chi di voi ha fatto filosofia, qualcosa, Rousseau, e poi i positivisti, quindi l'Ottocento, faceva questa distinzione tra diritto naturale e diritto positivo, dove il diritto naturale sarebbero le istanze, tra virgolette, istintive, e quindi l'istanza alla vita, poi va bene, mettevano molte anche assurde, l'istanza, sì, appunto, alla sopravvivenza, alla riproduzione della specie. È ritenuto naturale l'istanza di riproduzione della specie, cioè che la sessualità fosse procreativa naturalmente, no? Ecco, questo, cioè, che ci fosse una sessualità procreativa, ma che questo fosse naturale, no? E invece il diritto positivo era le norme, il diritto normativo, ciò che veniva scritto. Quindi la società naturale sarebbe la società basata sugli istinti, no? Sì, e non sulla parola, perché il diritto naturale non ha bisogno della norma, ecco. Secondo queste ideologie, no? Sarebbe quindi senza parola, ineffabile, no? Starebbe fuori dalla parola. Invece il diritto positivo sarebbe quello normatizzato, no? Poi anche questa parola norma è curiosa, no? Da cui viene normale, normale secondo la norma. La questione è che le norme sono frutto di complesse procedure che incominciano per contingenze politiche. Perché la verità è che le leggi vengono fatte per esigenze politiche. Soltanto dopo molto tempo di applicazione di queste norme si può dire se una norma diventa una legge, cioè se, tra virgolette, è giusta oppure no. E quindi chi è normale sarebbe chi si attiene alle esigenze sociali, convenzionali, politiche dell'epoca, no? Il normale. Cioè la società naturale fondata sul matrimonio prevede anche che sia naturale la cosiddetta paternità e la cosiddetta maternità, no? Cioè è implicito in questa formulazione dell'articolo 29 della Costituzione che sia naturale la maternità e naturale la paternità. Sì, oggi si distingue tra figli legittimi e figli naturali. In realtà... I figli naturali sono il frutto di un ragionamento molto complesso, perché per decidere di non riconoscerli ci vuole uno sforzo in più. Quindi casomai la formulazione giusta sarebbe figli artificiali più che naturali, perché forse viene più automatico il riconoscimento. E poi notavo come fosse curioso che qui il matrimonio, no? Preveda solo il coniuge, no?
Cioè, qui non si tratta di famiglia, almeno, no? Diciamo, l'articolo 29 della Costituzione, che è alla base del diritto di famiglia, dice che il matrimonio è fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sì, no? Ecco, sono... basta, no? I coniugi. Eh? Beh, rispetto al matrimonio. Ma e comunque anche nel matrimonio non bastano i coniugi. Ci vuole il testimone, certamente. Perché no? E poi ci vuole il pubblico. Perché per esempio c'è la pubblicazione, no? Ci sono istanze importanti. Il matrimonio introduce il pubblico. Che è ridotto a una formalità, no? Oggi. Però è un'istanza di cui intendere, no? Perché mai? Ma non perché per sapere se si è a posto o no con le norme. Perché in un matrimonio in cui il pubblico è escluso, il pubblico sarebbe lì dove noi abbiamo situato il terzo, no? Il terzo, quello di cui abbiamo visto un po' diciamo, le traversie, ecco, no? Le traversie del terzo nel matrimonio, che cosa accade quando il terzo è escluso? Cioè, non basta dire che il pubblico è, diciamo, che l'atto venga esposto nella bacheca o del comune, no? O della sacrestia, no? Come mai, no, il matrimonio ha questo atto che sembra una formalità, ma comunque è un'istanza, è l'istanza del pubblico? L'istanza del pubblico è l'istanza del terzo. Il matrimonio comporta il terzo incluso, no? Il terzo incluso. Adesso, quali matrimoni, diciamo, partono con il terzo incluso? Quelli dove la famiglia. Potrebbe, ecco, già questa è una questione. Questa è una questione. Allora, se quello che è stato concepito costituisce il pubblico, no? Non va da sé, è comunque una questione. È comunque una questione. E comunque è una necessità tale per cui a volte, la necessità del terzo, per cui a volte piuttosto che sia il tribunale. Cioè, per certe persone la causa in tribunale è un modo in cui trovano il terzo. In una rappresentazione, evidentemente, no? Però questo è un segnale che è un'istanza intoglibile, quella del terzo. A volte, se non c'è conversazione, allora il terzo diventa il tribunale, no? Se non c'è la conversazione, se non c'è, diciamo, un dispositivo, si arriva a rappresentarlo questo terzo, no? Col tribunale. Ecco, io appunto volevo dire che io mi occupo di diritto di famiglia, di minori e anche di altre materie nell'ambito del diritto civile. Perciò se voi avete, adesso abbiamo individuato magari appunto l'adozione e poi le associazioni, le società cooperative, ma se voi avete degli argomenti, delle materie che intendete, di cui intendete parlare, se me li fate avere, magari anche attraverso la dottoressa Borraccino, possiamo fare delle lezioni mirate, cioè, ad hoc. Il Costa tornerà in altre due occasioni. Dunque, mi pare il 17 dicembre, che è un giovedì, sì, per un'ora, e poi a gennaio, sempre di giovedì, un'ora. Ecco, per il prossimo incontro, che cosa, fra le cose ipotizzate, cosa sviluppiamo?
Collegio di regionale. Regionale per i esperti. Va bene. Mi chiedo di venire. Maltrattamenti, sì. Il bambino maltrattato. Sì. Ecco, poi un altro argomento che può essere interessante è l'aspetto giuridico di relazioni in cui uno dei due ha contratto l'HIV. O l'AIDS, insomma. Quali sono i diritti dell'altro? Bene, se non ci sono altre, Enrico Rivoldi le voleva... Ecco, Stefania Ascanini. Sì, associazioni e cooperative. E adozione internazionale. Adozione internazionale. Adriana Ferrara, lei? Sto pensando, sì. Come vengono nominati i tutori, diciamo, dei tutori, magari dei maschi orfani, magari per tenere a volte... Tutela e curatela, va bene. Tutela e curatela. Bene, possiamo... Ci sono altre cose? Cosa? Allora facciamo intervallo. Grazie. Sono state accennate, no? Nei giorni precedenti, e che avremmo detto